Bentornati a tutti a questo nuovo video. Oggi risolviamo un problema di cui soffrivo anche io e di cui ci ho messo davvero delle settimane a capire quale fosse, perché non riuscivo a vedere quello che vedono i miei occhiali tramite il drone sul mio cellulare. Pensavo fosse un problema di cavi, ma questo vedremo che non è il problema, quindi ho provato cavi diversi, cellulari diversi, degli iOS, degli Android, non funzionava niente, ma poi sono riuscito a scoprire l'arcano. Quindi se siete curiosi, ci vediamo subito dopo la sigla. Ragazzi, il problema non erano i cavi che collegano i visori dal cellulare. Io comunque in descrizione vi lascio il link di questo cavo USB con il voltaggio fantastico, ma il problema è lui, ma anche lui, perché i radiocomandi vanno assolutamente aggiornati. Ora vi faccio vedere come si fa, attaccati al nostro computer, perché se non sono aggiornati non risultano magari sull'occhiale l'RC collegato, ma poi l'applicazione non lo riconosce. Anche l'applicazione, mi raccomando, andrà aggiornata all'ultima versione. Nonostante sembri che ci sia l'ultima versione, va fatto un aggiornamento a tutti i costi, sia al motion controller sia all'RC controller. Io avevo questi controller già dal DJI FPV, mi sembrava di averli aggiornati, sembravano aggiornati, invece poi alla fine non lo erano. La cosa l'ho capito anche dal fatto che ogni volta che accendevo il drone avevo anche dei problemi di bind, quindi dovevo forzare il bind tutte le volte che accendevo il drone, non era così immediato. Invece adesso vedremo che è immediato il bind fra radio e drone anche con gli occhiali già accesi. Adesso vi faccio vedere cosa si vede prima. Ok, prima è la visuale che abbiamo quando l'RC non è aggiornato. Come vedete c'è qui scritto guida la connessione e non riusciamo a fare altro o a vedere altro. Succede lo stesso anche bindando il radiocomando. Sugli occhiali vediamo che l'RC è connesso, ma sul cellulare continua a vedersi solo questa immagine qua e fa la guida connessione. Invece una volta aggiornato noi accendiamo o il motion controller o l'altro controller indistintamente, in qualsiasi modalità siamo, normale, sport o manual. Ecco, appena si binda la radio, come vedete, per magia compare il tasto vola. Non c'è più guida alla connessione, ma c'è vola. Quindi noi facendo così vediamo la OSD dei nostri occhiali e non solo vediamo i dati in tempo reale del nostro drone, ma vediamo anche il menu. Lo stesso menu che vediamo sugli occhiali lo vediamo anche sul cellulare con tutta la telemetria, molto utile per quando abbiamo lo spotter magari fargli tenere il controllo tutti i segnali se noi siamo concentrati a fare altro, oppure solo per godersi lo spettacolo e il panorama. Ok ragazzi, ed eccoci qua davanti al nostro computer. Tutto quello che dobbiamo fare è installare e scaricare dal sito DJI, poi vi lascerò magari anche il link in descrizione. Si chiama DJI Assistant 2, mi raccomando non sbagliate, è la DJI FPV Series, non altre versioni, se no non vi riconoscerà le varie radio, i vari componenti. Quello che dobbiamo andare a fare è collegare qui sotto al nostro computer tramite la USB-C che hanno sia questo radiocomando che l'altro, l'RC al computer. Mi raccomando, altra cosa da fare è prima di attaccarlo bisogna accenderlo, se no lo metterà solo in carica come se fosse un dispositivo qualunque. Invece no, dobbiamo accenderlo e una volta che ci sono le luci che lampeggiano prendiamo il nostro cavetto, mi raccomando cavetto trasferimento dati. Come vedete appena lo inseriamo ci riconosce che è il Motion Remote Controller. Ci clicchiamo sopra, come vedete vi comparirà questa scritta qua, current, non vi state comunque a fermare, fate comunque un download o refresh. Qui vi dice il computer è connesso, il device è acceso e l'USB è connesso. Facciamo start update, è una cosa che dura davvero pochi minuti, quindi vi consiglio di farla. Vi ho già fatto anche un tutorial sul motion controller che vi linko qui sopra se volete andare a vedere, vi spiega anche bene tutti i tasti e i funzionamenti. Ok, update complete. Si riavvierà in automatico, non vi state a preoccupare. Facciamo back
e ora possiamo chiudere l'applicazione, staccare il nostro controller e tornare dal nostro drone e vedere che tutto funziona. Quindi è davvero semplice. Se vi sono stato d'aiuto è gratis, vi chiedo un bel like, iscrivervi al canale perché come questo trucchetto ne arriveranno tanti altri sui droni, ma anche tutto il resto. Auguro buon volo e cieli sereni a tutti, ci vediamo alla prossima recensione. Ciao, sono Mini2. Per iscriverti al canale basta cliccare in alto a destra. In alto a sinistra c'è il video che YouTube consiglia per te. In basso a destra invece c'è l'ultima creazione del mio padrone. In basso a sinistra una playlist sicuramente di tuo interesse. Ti ringrazio di averci seguito fino a qui. Ora devo andare.